the road again. I'm on the road again. Luca Mirko, 9000 giri, buongiorno. Buongiorno. La vostra buongiorno officina, ragazzi, tutto bene? Siamo che in sorriso Europa. Barbino che hai, e anche lui. Fubini. Tutto bene? Tutto bene, qui ogni settimana facciamo vedere qualcosa di nuovo, bene, siamo contenti. Bene, oggi tra l'altro nella vostra officina sono due vetture che arrivano dall'amico Tony Fassina, tutte e due, sì. Brand FCA Group, come dice. Infatti volevamo dire, adesso quando arriva Frank gli facciamo vedere il... L'ho notato subito. Bravo. Una meraviglia, partiamo da Subs. Sì, c'è questa che è una macchina molto particolare, sì. E non è un diesel. Non è diesel, SRT difatti è un acronimo che è molto caro agli appassionati. Credo ce ne siano proprio pochine in Italia. In Italia, insomma, vessati come siamo dai bolli e balle varie. 6.400, mamma mia. 6.400, quanti cavalli fa di serie questo? L'ha provato Arturo Merzario, mi ha detto, non facciamo da così forte. Ma guarda, al di là dei cavalli, che comunque non sono pochi, è la coppia spaventosa di questa macchina qua. Come tutte le macchine americane, ha una coppia notevolissima, proprio poderosa, fatta apposta per avere questa coppia in basso. Va bene. Allora, su una vettura già così performante di suo, sì, racchiusa in questo guscio color rosso che è, secondo me, la macchina Cinghisgay più se, ma russa, giusto? Dei Cinghios, cosa vuol dire? No, Cinghisgay, vabbè, voi siete veramente del meridione come Pasquale, per cui non parlate la nostra lingua. Vabbè. Però bellissima, ma cosa avete fatto su allora, questa vettura? Allora, sai che ogni macchina cerchiamo di fare alcuni tocchi senza esagerare, senza fare cose pazzesche, anche perché veramente macchine del genere, se vai oltre un certo limite, rischi di rovinarle. Allora, partiamo dal motore, 6.400 aspirato. Quello che ci ha chiesto il cliente non è tanto il fatto di avere tanti più cavalli, ma quello di mettere a posto la curva di coppia, quindi dopo Mirko vi spiegherà come viene fatta una rimappatura via seriale. In sostanza abbiamo fatto una rimappatura con la finalità di avere una curva di coppia più lineare. In termini assoluti i cavalli che abbiamo allenato non sono tanti, perché saranno una quindicina, quindi non è la questione del numero di cavalli o della coppia in più, è il fatto di andare a ottimizzare, proprio il termine giusto è ottimizzare questa curva di coppia. Oltre a quello abbiamo montato un kit aspirazione specifico per questa macchina, perché è proprio una sede delle paratie, e soprattutto la cosa più importante è la dimensione del filtro, cioè questi filtri della KN, già il fatto che hanno un costo notevolissimo. Quello che io spiego sempre ai miei clienti, questo costo lo si paga per lo studio che viene fatto del filtro, cioè non è tanto il materiale sono due tubi, quattro paratie, il filtro che in sostanza non è che cambi molto cioè che in sostanza cubi per chissà quale cifra, però il fatto di aver studiato questo tipo di filtro con questa dimensione ci dà la possibilità di avere il filtro giusto per questa macchina, quindi abbiamo anche la scheda tecnica, che il montaggio di questo filtro al posto della scatoletta originale che c'era prima, solo questo aggeggino qua ci dà quasi quanto la centrale elettronica, siamo oltre 10 cavalli solo con questo aggeggio qua, però deve avere la giusta dimensione, sennò rischi di fare una o troppo poco. Ok, quindi come motore abbiamo fatto unicamente questo. Poi, da un punto di vista, chiamiamolo funzionale, estetico, dopo parli tu della centralina eventualmente. Vuoi farlo tanto che siamo qui? Così sì, dai, spiegati tu come ci muoviamo con le centraline. Giustamente, mettendo questo filtro qua, abbiamo dovuto adeguare tutti quanti i parametri. Quindi siamo intervenuti via seriale, senza smontare la sua centralina originale, con un programma particolare che abbiamo noi. Scarichiamo il suo programma originale, lo inseriamo nel computer, rifacciamo completamente tutte le curve di coppia e ricarichiamo il programma salvando il suo originale. Un domani il cliente voglia vendere la macchina, riportarla originale, viene qua, 5 minuti, si ricarica il suo programma e la macchina torna completamente originale. Bello. Questo quindi è molto semplice, molto non aveva senso fare una preparazione su banco, perché comunque sia la modifica che avevamo fatto era molto semplice, quindi noi diciamo il banco lo usiamo per preparazioni più complesse, dove comincia a toccare in maniera radicale lo scarico, l'aspirazione, se devi fare solo un filtro anche aspirazione diretta e la mappa, non ha senso andare a utilizzare il banco. Ok, dal punto di vista estetico dicevi da un punto di vista estetico funzionale, adesso che fa caldo, estate, tutto quanto, diciamo tanti ci chiedono l'ombrellone neanche, ci chiedono un lavoro sui vetri, sulla pellicolatura dei vetri. Ah, vedi, questo è un tema interessante, un po' che non ne parlo, non ne sento parlare. Sì, c'è stato un momento un grande boom di pellicole, no? Vedevo macchine tutte nere, non si vedeva più nessuno all'interno. In qualche paese forse è ancora consentito, però mi sa che qui da noi è un po' diverso. Allora, da noi c'è proprio una normativa ben chiara e ben precisa, quindi bisogna stare attenti a come ci si muove in questo
in questo ambito, perché si corre il rischio, non tanto noi, ma si fanno correre dei rischi inutili al cliente. Allora, anzitutto bisogna montare delle pellicole che siano omologate, quindi un'omologazione che ha proprio una stampa, adesso qua non si vede perché è all'interno, una stampigliatura nei vetri, quindi viene fatta una pellicola particolare che all'interno tu possa avere la trasparenza verso l'esterno e non viceversa. Io ti posso fare un vetro completamente black, proprio non vedi praticamente nulla, però tu dall'interno devi vedere, ovviamente non puoi avere un furgone chiuso, sennò è pericolosissimo. Certo. Quindi già questo qui pellicole omologate. Secondo, la normativa, adesso non so a che epoca risale, comunque c'è purtroppo, e questo è collegato alla una legislazione contro l'antimafia, quindi i tempi che furono, puoi fare tutto quello che vuoi dal montante della portiera anteriore indietro, non puoi toccare i due vetri anteriori, perché okay. Devi riconoscere chi è al volante. Beh, questo è proprio dovuto a questa normativa qua. Quindi noi quello che diciamo ai clienti, ok, noi possiamo fare a seconda della gradazione, generalmente ci sono 3-4 gradazioni, la più soft, l'intermedia e la più scura. L'hard. Cioè anche perché bisogna anche considerare bene come di che colore è il vetro della macchina, nel senso che tante volte i vetri non sono più chiaramente trasparenti, quindi i vetri sono generalmente colorati. Se tu vai a mettere una pellicola scura su un vetro già colorato, vai a amplificare lo scuro, quindi bisogna sempre un po' calibrare per non avere poi un ambiente dentro invivibile. Invivibile, esatto. Però il concetto è pellicole omologate. Queste pellicole ti danno un discorso estetico chiaramente ben visibile, nel senso che la macchina cambia tono, sempre elegante, non è una cosa diciamo troppo invasiva, ma soprattutto un altro aspetto molto importante, che essendo appunto pellicole particolari limitano molto l'irraggiamento dei raggi solari, quindi soprattutto su macchine scure, ma comunque anche su questa qua che è rossa o più chiare, il calore che si sviluppa all'interno dell'abitacolo diminuisce notevolmente, quindi la funzionalità di questo lavoro è parte dovuta al comfort interno e parte discorso estetico. L'importante okay. È specificare perfetto. Bene. E quanto poi ci vuole per fare una pellicolatura? Dipende dalla dimensione della macchina, dipende da quanti vetri, questi erano sono 5 vetri, abbiamo fatto la parte posteriore, sono 5 vetri, un lavoro del genere andrà via 3 ore. L'importante è avvalersi di una collaborazione di professionisti, perché il lavoro deve essere fatto perfetto, bisogna stare attenti a non rigare il vetro, deve essere pellicole applicate in maniera perfetta, non ti accorgi della differenza. Il famoso mio cugino è meglio. A mio cugino è meglio lasciarlo stare, perché mio cugino che te le foderà di domo. Esatto. Basta, su questa macchina qua direi che ci abbiamo fatto. Ci spostiamo qua su un altro esemplare che arriva dalla scuderia di Tony Fassina. Questa è una Giulia, giusto? Questa è una Giulia, è un 2000 Turbo, un 2000 Turbo, macchina che cominciamo a vederne adesso parecchie, nel senso che noi abbiamo avuto l'affollamento delle Mito, ne abbiamo viste veramente di ogni, poi sui ragazzini, così la Mito ha soppiantato quello che era la Golf, la Golf, quelle motorizzazioni più piccoline tanti anni fa, quindi tantissime Mito. Adesso le Mito stanno un pochino diminuendo, abbiamo avuto l'ondata, stiamo avendo l'ondata delle Giulietta, e adesso cominciano piano piano le Giulia, poco, nel senso che è una macchina che già un target più elevato. Adesso io poi non sono un competente di market, lo sai più tu, però è già un target più elevato, non è il ragazzino che compra la Giulia, però cominciamo a vedere. Il ragazzino che si è evoluto, no? Ha un posto di lavoro più remunerativo, questo upgrade, per cui questa è una vettura bella esteticamente, non è la mia preferita, però bella da guidare. Quando esce dal salone, a meno che non sia la versione quadrifoglio, ha sempre un qualcosina che non finisce di piacere, cioè se non è una macchina che esce dal concessionario perfetta, per cui cerchi o altro tipo di interventi che voi proponete, secondo me ci stanno di brutto su questa vettura. Diciamo che sono il nostro pane, nel senso ben venga che ci sia una macchina da rifinire, perché il problema nostro è che più andiamo avanti ci sono alcune case dove è veramente difficile metterci le mani, perché sono ai limiti della perfezione, quindi partendo sempre dal concetto che noi non vogliamo andare a estremizzare o a fare dei lavori che poi arrecchino danno al cliente o alla macchina, ci sono alcune macchine dove veramente ci fai ben poco, queste qua diciamo che ci fai ancora una buona parte di lavori. Ok. Allora qui sotto? Sì, allora uno degli aspetti che ci richiedono, cioè uno degli ambiti dove ci richiedono di più è toccare lo scarico, cioè modificare lo scarico. Anche in questo caso noi abbiamo due linee di lavoro, uno è
possiamo realizzare artigianalmente uno scarico dall'attacco del collettore fino in fondo, oppure comprare dei pezzi già fatti, in questo caso generalmente ragazzano super fine. Occhio la testa che ti fai male. Ti ringrazio Luca per avermi avvisato. Per cui diciamo che dalla zona dopo il catalizzatore. Allora, dopo il centrale, questo è ancora questo di serie. Questo è un altro centrale piccolino. Ok, che è di serie, cioè marchiato Alfa Romeo. Sì, questo qua l'abbiamo lasciato. Noi ci siamo giuntati qui, quindi c'è questo manicotto di raccordo che porta il diametro, adesso devo prendere il calibro, non lo so, sarà da un 65 a un 70, da un 70 a 75, quindi si maggiora anche il tubo dello scarico. Da qui fino in fondo è tutto nuovo, questo qui per terra è il suo scarico originale. Si vede subito, cioè al di là del fatto della finitura dello scarico, delle saldature fatte tutte in acciaio, fatte a TIG, quindi questa è un'azienda italiana che produce ottimi scarichi e soprattutto un rapporto qualità-prezzo molto interessante. La differenza sostanziale che cos'è? Basta guardare la volumetria del silenziatore posteriore rispetto al cassone del silenziatore di serie. Il fatto che c'è un silenziatore più piccolino ovviamente va sempre a fonoassorbire il sound, tant'è vero che gli lasciamo il certificato di omologazione, però è un pochino più libero, i gas vengono espulsi in maniera più rapida e si ottiene non un sound da quadrifoglio, però direi un sound già da dopo sportiva. Magari lo sentiamo, sì, aspetto a farvela tirare giù perché vedo che c'è un altro particolare, perché siccome dietro mi sembra finita, montata, esatto, c'è anche un'altra sostituzione. Esatto. Generalmente per fare una cosa esteticamente corretta, cosa Pasqua, facciamo? Guarda, fai vedere questo per terra, che è quello che è stato sostituito. Questo si chiama estrattore, chiamiamolo così, o damper posteriore, ed è quello di serie. Con il classico inganno, di questo, e adesso tante di questo particolare questo. Che sembra uno scarico è un finto, del 26, esatto. In realtà sono macchine che dentro hanno un tubo di scarico così. Sì, esattamente. In questo caso, oltre allo scarico, abbiamo anche cambiato il damper, per cui... adesso sì, lo facciamo vedere dietro. Un pochino più sportivo, questo è solamente una questione estetica. Cioè è sempre l'originale Alfa, però il cliente lo voleva, quello più con questa sportivo, sorta di estrattore, diciamo. Sicuramente sì, un pochino più adatto alla vettura, Ecco, guarda, quel discorso dei tubi che dicevi tu lo puoi vedere molto bene qua. Guarda, se Pasqua, se vieni qui lo intravedi da questo punto. Ovviamente non possiamo mettere dei tubi da 102, dovremmo sempre inserirci con un tubo da 70, adesso sempre col calibro dovrebbe essere un tubo da 70, anche perché se io andassi a mettere un tubo troppo grosso, decomprimo lo scarico, da un punto di vista tecnico, decomprimerei troppo lo scarico e la macchina in basso perderebbe. Quindi la funzionalità di avere dei tubi piccoli non è risparmiare sul tubo, è il fatto che tu devi mantenere una certa pressione nel condotto di scarico, quindi c'è sempre da capire il perché le cose vengono fatte e bisogna sempre trovare un mix tra la parte estetica e la parte. Guarda che a mio cugino mi ha detto che non c'entrava tutta sta roba che dici te. Ma tuo cugino quale? Quello che fa l'agricoltore? A mio cugino diceva che non era tutto così, era così facile. Va bene. Allora, se non hai altro facile, io la tirerei giù o la scenderei come la scendiamo e sentiamo un attimo il sound, che cosa viene fuori. Va bene. Pasqua, ti puoi sdraiare sotto, tanto si ferma un attimo. Tu sdraiati sotto, così abbiamo l'immagine prima, più realistica. Non ti preoccupare. Abbiamo l'immagine più realistica. Ma come scappa? Scappi, paura. Ma che cacca sotto, scappa via, ragazzi. Scappa via. Bello. Ottimo. Hai ragione, Luca. Il giusto, perché poi diventa, cioè tanti clienti, no ma io la voglio rumore, sai, i clienti ne poi il terzo tanti. Viaggio che fai con rumore che ti entra nel cervello, te la riportano, guarda che mi dà fastidio, mi va in risonanza e allora devi ricambiare. Ormai guarda, noi sono 31 anni che facciamo sto lavoro di scarichi, ne abbiamo fatti qualche svariato migliaio, per cui un filo di esperienza ce l'abbiamo. E quello che penso faccia un po' la differenza è proprio quello di cercare di trasferire la nostra esperienza, ma a volte anche contro il nostro interesse, a non fare questo perché è un lavoro sbagliato da un punto di vista tecnico. Oppure uno mi chiede di fare lo scarico libero dal colletto e dico guarda, se io te lo faccio la macchina perde di prestazioni e dopo due giorni sei qua che te lo devo rimettere a posto. Mm-hmm. Generalmente ci danno ascolto. Certo, perfetto, è questo che fa la differenza. Grazie Mirko, grazie Luca. Grazie a te Frank. Ci vediamo, tra l'altro so che avete un mezzo da pellicolare, lo vedremo finito settimana. Anzi no, ho una cosa da chiederti. Sì. A quell'Audi TT che ci avevate fatto vedere quella mascherina, quella ragazza che aveva voglia di averla un filo più particolare, quella mascherina da sola sembrava
molto triste, molto triste. Com'è venuta? È venuta molto bene, anzi se volete andare a vedere il risultato finale. La stiamo vedendo. Perfetto. www.nominagiri.it, archivi e elaborazioni, Audi TT è una delle ultime Audi. La ragazza contentissima, ci ha fatto una bellissima recensione, è venuto fuori un ottimo lavoro. Chiaramente sono quelle cose che il risultato finale lo vedi proprio all'ultimo, però ci abbiamo azzeccato, devo dire la macchina è cambiata molto, abbiamo risolto un problema che stranamente Audi ha trascurato. Piccole cose, piccoli certo. tocchi, però ti fai ti fa la differenza sicuramente. Grazie Luca, grazie Mirko, grazie buon lavoro, ciao. 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 On the road again, I'm on the road again.